Nuovo appuntamento con il certificato della settimana realizzato dall'Ufficio Studi di Certificati e Derivati con l'ausilio del CertLab. Il contesto di mercato entro il quale ci troviamo, e in particolare nelle ultime ore, ci porta ad analizzare una struttura che ancora una volta, come ho già fatto negli ultimi mesi, è dotata di un'opzione accessoria particolarmente gradita e utile agli investitori se il mercato dovesse iniziare a muoversi con maggiore nervosismo. In particolare mi riferisco all'opzione airbag, ma per questa emissione siamo andati a focalizzarci su una novità. Per questa analisi siamo andati a focalizzarci su una novità che è stata presentata da Vontobel sul mercato secondario di borsa italiana e che, oltre all'opzione airbag, consente anche di puntare a rendimenti periodici particolarmente consistenti. Un po' in linea con quel filone dei certificati di tipo boost, così come li abbiamo denominati, ovvero capaci di accelerare il rendimento soprattutto nella fase iniziale. Ma andiamo per ordine. Prima di tutto vi faccio vedere dove trovare il nostro approfondimento editoriale sul portale di TraderLink e poi successivamente ripreso su tutti i nostri canali. Potete leggere con dovizia di particolari il funzionamento di questa novità di Vontobel, in particolare anche l'analisi di scenario, i sottostanti con relativi prezzi, benché, come forse si riesce anche a vedere, i valori sono stati fissati al momento della nostra analisi, 72 ore fa, e in queste 72 ore un titolo in particolare, parliamo del titolo STM, si è mosso in maniera particolarmente significativa con una pessima performance del 15% all'uscita della trimestrale. Ma torniamo al nostro certificato. Però prima di far questo, e quindi di parlarvi del certificato, vorrei prima di tutto anche un po' cercare di contestualizzare l'analisi che ora andremo a vedere assieme. Mi riferisco quindi a questo certificato che, come vedete nel nome commerciale, Memory Cash Collect Airbag Step Down, dove lo step down fa sempre riferimento alla possibilità che il rimborso anticipato sia facilitato con il trigger che scende mese dopo mese. L'airbag evidentemente identifica l'opzione accessoria particolarmente difensiva. Memory Cash Collect, come noto, è la struttura che prevede premi periodici e potenziale rimborso anticipato. Vi faccio concentrare sulla durata 2 anni, quindi dall'emissione della scorsa settimana alla scadenza del 20 luglio 2026, ma come dicevo, prima di vedere le caratteristiche del prodotto, permettetemi un attimo di fare un contesto, un po' di contesto, perché che cosa sta accadendo nelle ultime settimane e forse anche qualcosa in più, parliamo ormai di qualche mese. Il mercato, inteso come emittenti che propongono prodotti sul mercato di borsa italiana o comunque sul secondario, va nella direzione del cosiddetto risk-on, cioè investitori che, nonostante la consapevolezza che i listini azionari abbiano già corso molto, sono comunque alla ricerca di strumenti in grado di generare un flusso cedolare, anche se magari solo per la prima parte della vita del prodotto, più consistente, magari anche rinunciando a un po' di protezione. Vi farò vedere anche un esempio delle ultime emissioni. Quindi, rinunciando a un po' di protezione, mercati che comunque continuano ad essere sostenuti, nervosismo solo nelle ultime ore, cedole particolarmente ricche. E questo è un po' il motivo per cui diversi emittenti nell'ultimo periodo hanno lanciato sul mercato questi prodotti che poi noi abbiamo denominato boost, proprio acceleratori, cioè capaci di generare flussi cedolari consistenti per i primi periodi, per i primi mesi, e poi di ridurre questo flusso cedolare fino addirittura quasi ad azzerarlo. Ora, tutto funziona finché c'è un mercato stabile, moderatamente positivo o moderatamente negativo, che permette di incassare queste cedole e di arrivare anche al rimborso anticipato, perché spesso e volentieri questi certificati hanno una prima data autocall già al primo, secondo, terzo mese. Cosa succederebbe però se il mercato decidesse a un certo punto di muoversi un po' in controtendenza rispetto all'ultimo periodo e quindi iniziare a scendere? Tutti questi prodotti concepiti per pagare premi iniziali molto generosi avrebbero una protezione non così consistente e solida, e quindi ecco che andrebbero giù di prezzo in maniera un po' più rapida. Ecco, questo è il contesto in cui ci si sta muovendo. Gli investitori vanno a caccia, alla ricerca di soluzioni in grado di pagare premi importanti, premi generosi, ma attenzione sempre,
a non sottovalutare il rischio che il mercato decida all'improvviso di fermarsi e invertire marcia. Questo potrebbe non essere adesso, magari non lo sarà neanche fra 2 mesi, però cerchiamo di fare attenzione, perché a un certo punto tutti questi certificati potrebbero diventare, insomma, una sorta di dead man walking all'interno del portafoglio, quindi incastrare le posizioni. Magari si acquistavano con l'ottica di incassare rendimenti ricchi all'inizio, e poi ecco che ci si ritrova magari con i sottostanti in negativo, i prezzi che tendono a scendere. Questo era un po' il contesto. Andiamo a questo punto a vedere l'emissione nello specifico. Come già detto, 2 anni di durata. Partiamo dalle date di osservazione. Ecco, qui è possibile già capire a cosa facevo riferimento. Certificato che paga una cedola mensile dell'1,6%, quindi siamo al 19,2% annuo, e le paga queste cedole a partire dalla data di osservazione di agosto, se il peggiore tra i sottostanti del basket, che fra poco andremo a vedere, non avrà perso più del 40%, quindi barriera 60 per l'incasso delle cedole. Da qui anche un po' il discorso di pagare premi alti perdendo un po' di protezione tipicamente. Per le cedole 60% è la barriera, effetto memoria, e possibilità di rimborso anticipato già alla prima data, quindi al 20 agosto, dove appunto il certificato rimborserà 101,6 euro se il sottostante peggiore sarà però almeno al livello di fixing iniziale. Il mese successivo lo step down consentirà di incassare rimborso anche a fronte di un meno 1, meno 2, meno 3 e così via, mese dopo mese, e per 12 mesi questo sarà il cammino di questa emissione di fondo. Dopodiché, che cosa succederà? Dopo i primi 12 mesi, in particolare a partire dalla data di osservazione di agosto 25, il certificato non pagherà più cedole, ne pagherà una simbolica dello 0,01, quindi è come se non pagasse più nulla, ma e così arriverà fino alla scadenza del secondo anno. Ma attenzione, perché all'ultima data utile, quella del 21 luglio 2025, se il peggiore tra i sottostanti dovesse essere ad esempio a meno 10, meno 11, certificato rimborserebbe. Quindi partiamo dal presupposto che nei primi 12 mesi, quindi cerchiamo di disegnare degli scenari e poi vi farò vedere un'interessante ricerca effettuata dal nostro ufficio studi. Se nei primi 12 mesi, così come è avvenuto nell'ultimo biennio almeno, i titoli si muoveranno in laterale, positivo o moderatamente ribassista entro il meno 10, il certificato darà il suo massimo, pagherà la cedola mensile dell'1,6, rimborserà anticipatamente, tutti contenti a casa con il rendimento del 19,2 annualizzato in un anno. Ovviamente se si incassa i primi 6 mesi sarà la metà, però questo è ciò che può accadere. Viceversa, cosa può succedere? Che al termine del primo anno uno dei titoli perda più del 15-20%. A quel punto il certificato non potrà ancora rimborsare anticipatamente, sarà comunque sostenuto dallo step down che permetterà ad esempio a fronte di un meno 15 di tornare in possesso del nominale a novembre 25. Ma attenzione, è qui la particolarità di questa soluzione, perché è vero che le cedole praticamente saranno inesistenti, ma la protezione del capitale verrà garantita anche a fronte di un 50% di ribasso dei sottostanti. Quindi, primo anno, tutti bene, i sottostanti positivi, prodotto rimborsa, massimo scenario possibile, rendimento molto elevato. Non va a rimborso, uno dei sottostanti è a meno 20, meno 25. Protezione del capitale fino alla barriera 50, ma soli 2 anni, quindi vuol dire che al termine del primo anno ci sarà solo un anno di vita residua. Quindi al termine dei 2 anni, protezione del capitale fino al 50%. Ma, ed ecco la vera novità, prodotti con cedole accelerate, quindi boost, con rendimenti così interessanti e barriera 50, finora non avevano mai avuto un airbag. Cosa che invece troviamo all'interno di questo certificato, airbag che andrà a proteggere ulteriormente il capitale. Questa è l'analisi di scenario qualora si arrivi a scadenza. Quindi, oggi si acquista sotto la pari, perché? Perché poi lo vedremo, il titolo STM, componente del basket, ha perso il 15% in un solo giorno. Quindi, si compra sotto la pari intorno ai 98,60,
rendimento a scadenza dei due anni pari al 21%, ovvero 10,45, fino alla barriera cedola. Al di sotto, fino al 50%, si protegge il capitale. Ancora al di sotto entra in gioco l'airbag, benché sia spostato leggermente più in su al 60% di low strike, ma il meccanismo, al di là del posizionamento, è quello che permette di disegnare questa analisi di scenario. Quindi ecco come si spiega l'idea concepita da Vontobel per questa soluzione. Due anni di durata, primo anno, se tutto va bene, massime cedole, secondo anno, dove secondo i modelli ci sono al momento poche probabilità di arrivarci, ma se ci si arriva perché il mercato ha deciso di invertire, barriera 50 e airbag. Ecco perché abbiamo deciso di mettere sotto osservazione questa analisi, questa emissione, perché è un certificato che finora non ha avuto, diciamo, altre soluzioni paragonabili. Tant'è vero che vi faccio vedere, prima di tutto però vi mostro i sottostanti. I sottostanti sono STM, come già anticipato, Leonardo, Monte Paschi di Siena e Banco BPM. Per chi segue settimanalmente le nostre analisi, non dovrebbe essere questa una sorpresa, ovvero la presenza di due bancari del calibro di Banco Monte Paschi di Siena e Banca Monte Paschi di Siena e Banco BPM, che apportano rispettivamente volatilità e dividendi, e altri due titoli che invece portano a questa emissione una correlazione decisamente più bassa con gli altri due titoli, quindi Leonardo ed STM. Questa è la situazione. Tra l'altro, vi volevo anche far notare una cosa. Dall'emissione di una settimana fa, il titolo STM perde il 17%. Certificato, in virtù della cedola alta mensile, barriera 50 e airbag, quota 98,60. Quindi dall'emissione ha perso un punto e mezzo all'incirca, nonostante STM abbia fatto meno 17%. Volevo mostrarvi, prima di passare all'analisi della nostra, a presentarvi la statistica, all'analisi dei sottostanti, volevo prima mostrarvi una cosa. Di emissioni di tipo boost nell'ultimo periodo ne sono arrivate diverse. Volevo far vedere ad esempio questa, non mi interessa naturalmente focalizzarmi su quale certificato sia, tanto tanti emittenti ne hanno portato in circolazione, però guardate questo: 3% primo mese, 2% secondo mese, 1% per i mesi successivi. Quindi una soluzione che permette di massimizzare il rendimento sul breve con un trigger autocall che parte al 97%, quindi permette il rimborso già alla prima data. Però attenzione a cosa? Al fatto che per cercare di spingere sul rendimento su un'emissione come questa si è andati un po' a perdere in termini di protezione, perché, ma questo è inevitabile, 60% è la barriera di protezione del capitale e anche la barriera di incasso delle cedole mensili dell'1, iniziale 3, poi 2 e così via. Questo fa sì che l'analisi di scenario, come vedete, porta un rendimento annualizzato molto consistente, sia addirittura al 14,23%, ma se si va in uno scenario negativo a fronte di un meno 31 da parte del sottostante, ecco che si inizia a perdere il 38, a fronte di un meno 50 si perde il 55 e così via. Anche in questo certificato comunque c'è la presenza di sottostanti come STM, vedete, Ferrari, Unicredit, Banco BPM, dove STM perde il 13%, quindi perde meno rispetto all'altra emissione. Certificato è quota 969, quindi vuol dire che ha perso più rispetto al precedente, con un titolo worse off che ha perso meno. Questo per far capire, tra l'altro la scadenza in questo caso è di 3 anni e non 2, quindi dura anche un anno in più. Ora, al di là dell'analisi comparativa che tipicamente facciamo solo per far capire come il mercato si muove, che cosa propone, ecco perché la soluzione di Vontobel potrebbe essere più equilibrata. Naturalmente, se si è, diciamo, un po' meno positivi sul mercato, perché se si è molto positivi vanno bene tutte le emissioni che tipicamente sono arrivate in quest'ultimo periodo con cedole molto ricche all'inizio. Adesso, prima di passare all'analisi conclusiva dei sottostanti, volevo mostrarvi una statistica che il nostro ufficio studi ha elaborato, e quindi vado a condividere questa analisi che abbiamo effettuato come ufficio studi, che
In cosa consiste? Abbiamo preso in esame tutti i certificati emessi tra il 2022 e il 2024, quindi proprio questo periodo, e abbiamo calcolato in quale mese rispetto all'emissione si è arrivati al rimborso anticipato. Chiaramente questa non è la percentuale su tutti i certificati emessi, è la percentuale su tutti i certificati che hanno rimborsato anticipatamente. Quindi, partendo dal 2022, primo gennaio 2022, certificati emessi a partire da quel momento, quanti ne sono rimborsati entro il sesto mese? Praticamente, se riuscite a leggere, praticamente si tratta di circa un 30% abbondante dei certificati, 32%, che ha rimborsato entro i primi sei mesi. Entro i primi 12 mesi, diciamo che c'è quasi la restante percentuale. Dopo i 12 mesi, insomma, si va al rimborso anticipato nei 24 mesi per tutto il residuo. Quindi, nei primi 12 mesi si ha il numero maggiore di emissioni, di rimborsi anticipati. Per quanto riguarda le emissioni e del 2023, anche in questo caso nei primi sei mesi si è arrivati al rimborso anticipato oltre il 43% dei casi, successivamente nei 12 mesi comunque quasi la totalità. Nel 2024 ovviamente la statistica è particolarmente, diciamo, non è così attendibile perché abbiamo solo sei mesi, però ci sono stati già rimborsi. È evidente che questa statistica che abbiamo elaborato è stata realizzata all'interno di un mercato rialzista. Se dovessimo vivere un mercato laterale o comunque più negativo, questi numeri con tutta probabilità non ci sarebbero, però finora è andata così, quindi entro i 12 mesi tipicamente i certificati vanno al rimborso, ed è anche un po' forse il rammarico di molti investitori, perché spesso anche nel confronto viene scritto anche nelle nostre live, ma il problema è che tanto rimborserà subito, primo o secondo mese. Vero, però il mercato deve accompagnare questa aspettativa. Andiamo a concludere le nostre analisi, come di consueto, con un passaggio sulle caratteristiche dei sottostanti, e quindi partiamo dalla volatilità implicita dei quattro titoli, che come vedete ha vissuto proprio nelle ultime ore un'accelerazione significativa, in particolare su Monte Paschi, che è passata da una volatilità 41 a 60, ma si tratta comunque di movimenti molto bruschi che Monte Paschi registra abbastanza normalmente. Insomma, se guardiamo all'ultimo trimestre, in più occasioni Monte Paschi ha avuto oscillazioni di volatilità implicita anche di 15-20 punti, quindi non è questo un elemento di particolare rischio, ma conferma quanto il Monte Paschi sia un titolo che conferisce volatilità ai basket, di conseguenza da prendere sempre con cautela. Per quanto riguarda l'altro bancario, il Banco BPM, abbiamo una volatilità implicita al 28%, ancora assolutamente sotto controllo, e non solo, direi anche la più bassa del basket, perché per quanto riguarda invece STM e Leonardo siamo nei dintorni del 38%, quindi comunque una volatilità implicita che non fa temere ancora chissà cosa, ma certamente in accelerazione nelle ultime ore. Ultima analisi riguarda la matrice di correlazione, che evidentemente non deve sorprendere, come già anticipato in precedenza, che non sia eccellente, ma per arrivare ad avere airbag e rendimenti dell'1,6 mensile, benché solo per i primi 12 mesi, non c'era altra strada per l'emittente di andare a lavorare sulla correlazione, che per quanto riguarda Leonardo e Banco BPM rispetto ad esempio a Stellantis è quasi assente, siamo nell'area dello 0,10, quindi questo non è necessariamente un fattore di elevatissimo rischio, però è chiaro che quando una correlazione è così bassa potrebbero verificarsi negli scenari futuri dei disallineamenti di varia performance tra i titoli, anche al punto da vederne uno magari salire e l'altro rimanere fermo, ma comunque, o comunque addirittura scendere. Insomma, non è una correlazione negativa, ma diciamo siamo quasi in assenza di correlazione. Ma questo era forse inevitabile se si voleva avere airbag e cedole alte. Dopodiché, negli ultimi due anni e mezzo abbiamo visto come in più occasioni la correlazione anche bassa non abbia necessariamente portato ad un andamento negativo. Ma comunque, al di là di questo, era nostro dovere e insomma sempre anche un piacere analizzare più nel dettaglio uno dei certificati arrivati in quotazione sul secondario, e quindi consentirvi di conoscere questa novità di Vontobel, che va ad associare alte cedole alla protezione con barriera 50, airbag e soli due anni di durata.
Vi ringrazio, vi rimando a tutti i nostri appuntamenti settimanali con il certificato della settimana ancora per la prossima settimana, poi probabilmente nel mese di agosto ci fermeremo per qualche giorno e naturalmente vi ricordo anche di continuare a seguirci sul nostro canale Telegram, soprattutto in un periodo così intenso di notizie, di trimestrali, e quindi Telegram certificati e derivati e poi naturalmente il nostro canale YouTube dove potete trovare le registrazioni di tutti i nostri appuntamenti. Prima di salutarci, due secondi, la lettura del disclaimer se volete, e con questo vi auguro buona giornata.